Amici a casa, quanto mi piace il mese di settembre, quel mare, quella brezza fantastica, l'acqua pulita, un po' diciamo di tranquillità. Ah, se qualcuno in città avesse ancora quella settimana di vacanza, il mare è fantastico. Puntata numero 395 di TG Event Television. I titoli: la Nazionale Calcio TV sfida a Como la Nazionale Magistrati. Il diritto di essere bambini è fatà. Gianluigi Starzano ci parla di tipi da spiaggia. Gli anni 80 più in voga che mai. Gazebo ai nostri microfoni. When We Were Kids, nella Baia del Sole arriva l'evento dell'anno. Una paella d'autore a cura di Claudio Lauretta. Il team di Mister Fagioli colpisce, stupisce e gioca. Como? Così. Amici della Nazionale Calcio TV, siamo a Como. Ah ragazzi, ma il Como oggi dove gioca? Oggi attualmente gioca in Serie D, però siamo in attesa del ripescaggio per la Serie C, speriamo. Quindi sono in attesa, noi in attesa, dall'attesa ci guardiamo questa piccola anteprima Nazionale Calcio TV contro Nazionale Magistrati. Sigla! Prima di noi ragazzi, prima del grande match, la festa dello sport qua a Como. Cominciamo come? AG Comense, atletica, ginnastica Comense, noi facciamo atletica leggera, ginnastica ritmica e ginnastica artistica. Bambine, bravissime, e oggi ci divertiamo. Il primo artista, signori, è Marco Cartasegna, una garanzia. Cartasegna, ma quando segni? Mai cognome fu più sbagliato del mio. Poi ritorna in campo il nostro veramente Andrea Bove, ma guardate come si presenta, un ragazzo che dà sicurezza alla squadra, è inattaccabile in ogni parte del suo corpo, farti vedere. Esteticamente è una schifezza, però un bravo uomo, mi piace. Ragazzi, questo è il meglio. Scegliete voi, votate pancia 1, pancia 2 o pancia 3. Ritiriamoci! Sappiate che siamo a Como, non so se vi ricorda qualcosa. I promessi? I promessi sposi. Quindi viva Como, sai quelli di Como come si chiamano? Penso i comaschi, però... Il cognome fu più sbagliato del mio. Mai cognome fu più sbagliato del mio. Mai cognome fu più sbagliato del mio. Felice di essere qui a questa bellissima partita. Senti, ma per chi tifi, per noi o per loro, la verità? Non lo posso dire. Ragazzi, Claudio Gentile, numero due come me, numero due, Gentile, il due. Risultato finale, tutti contenti? Sì, direi di sì, è una bellissima partita, forse meritavamo un attimino più noi, ma sportivamente, lo dico, senza nessuna malizia, però gli errori si pagano. Però si pagano, diciamo che la chiusa a questo punto spetta la voce più autorevole della televisione italiana. Ciao bella gente, ciao Besughi! Questa è la voce, alla prossima. Lorenzo Beccati.
E adesso missione è fatta. Diamo un sorriso alla vita. Missione Fata Onlus fa partire da diversi anni un container dall'Italia verso il Benin. Grazie all'aiuto di centinaia di famiglie riusciamo a far arrivare i beni di prima necessità dall'Italia verso il villaggio di Peporiatu. Anche quest'anno, il 20 ottobre, faremo partire un container da Roma a Peporiatu. Unisciti alle nostre mani e insieme saremo tante mani per il Benin. L'estate sta finendo. No, 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 no. Perché Gianluigi Sarzano ci ricorda che... Il sole, che bello! Anzi, come diciamo in Liguria, Belin, che spettacolo! Mette in luce tantissime cose, tra queste anche i nostri comportamenti. E qui nascono i tipi da spiaggia. Vediamo alcuni dei tipi da spiaggia più simpatici che si aggirano sui nostri litorali. Partiamo dall'esibizionista fisico. Non ha importanza l'età. L'esibizionista fisico è sorretto da una muscolatura di tutto rispetto, da una abbronzatura perfetta e i movimenti sono abbastanza meccanici. Ma ciò che lo contraddistingue è soprattutto il respiro molto corto, poiché l'aria che introduce nel suo torace intorno a maggio o giugno verrà espulsa totalmente solo a fine stagione, ovvero a settembre-ottobre. Abbiamo poi l'esibizionista vocale, che abbiamo soprannominato esibizionista decibel. È l'unico caso al mondo in cui la velocità del suono batte quella della luce. La telefonata dell'esibizionista decibel ti arriva nitida nitida per farti sapere in diretta i grandi avvenimenti della sua vita. Cosa ha fatto ieri? Quanto il mondo senza di lui o di lei non possa andare avanti, ma soprattutto quali grandi imprese o fantastici eventi accadranno a breve, magari proprio questa sera. Lo sguardo compiaciuto e la consapevolezza di come il mondo gira intorno a lui o a lei sono una caratteristica essenziale. Una delle nostre preferite è la predatrice seriale. Anche qui non ha importanza l'età. Armata di super bikini alla moda, merita un premio per la buonissima volontà nella costruzione e mantenimento del telaio fisico. Grande impegno nella cura del capello e nel colore della pelle. Gli artigli sono impeccabili, ma soprattutto sguardo laser. Un contatto visivo superiore ai 3 secondi è letale. La riconoscete per gli evidenti atti di terrorismo ormonale a cui vi sottopone. Ma se io vi dico, o vi canto, o vi sussurro I like Chopin, ragazzi, questo è il re della disco music anni 80 e Mauro Vicari ce lo presenta così. Di presentarvi un grande artista che ha rappresentato e ha segnato un'importante epoca nella musica dance. La dance italiana, insomma, dopo gli anni 70 con la disco music siamo diventati protagonisti della scena mondiale con la Italo Disco, no? Che è questo miscuglio di new wave, elettronica e musica discoteca, e abbiamo venduto milioni di copie, insomma, non solo io chiaramente, ma anche Raf, Spagna, in questo disco che ho fatto che si chiama Italo by Numbers, che è uscito in primavera, e dove ho preso i brani più belli dell'epoca, tipo Tarzan Boy, Survivor, o Easy Lady. Grandiosi successi degli anni 80, ma questi anni 80 ancora oggi rappresentano anche nelle discoteche musiche e canzoni di successo. Tu come li vedi ancora oggi? Ma sai, serate come queste sono anche un po' una scommessa, perché ti trovi proprio nella tana del lupo dove ci sono questi ragazzi per cui proporre anni 80 e proporre musica di 30 anni fa. Hai raccolto anche il consenso di molti giovani questa sera. Sì, sì, è stato sorprendente, è bellissimo, perché credo che alla fine quello che conta è che queste canzoni erano fatte di melodia, di note, di armonia,
tutto. Per gli amici di TG Evans, la domanda è: da grande che cosa vuoi fare? Beh, ormai sono un grandicello, diciamo, da grande grande mi piacerebbe continuare a poter scrivere canzoni come facevo da piccolino, perché credo in questo formato musicale, questo della musica che parte dalle note, come le canzoni dei Beatles, queste melodie che rimangono per sempre, al di là delle generazioni, al di là dei suoni che cambiano ogni estate. I like Chopin. Love me now and again. Tutti insieme. Many days now say goodbye to desire. Un abbraccione a tutti gli amici di TG Evans, dal cuore, in questa bellissima serata. Spero di vedervi molto presto in altre serate. Il grande gazebo per TG Evans, vamos! When We Were Kids non è uno scioglilingua, ma è il più grande evento della musica internazionale nel mese di ottobre in Italia. Avete capito bene, l'evento è stratosferico. Segnatevi la data, Alassio, 6 ottobre 2018. Siamo nella Baia del Sole, un posto incantevole con Christopher Cross, Earth, Wind and Fire, Kid Creole and the Coconuts. Ragazzi, una grande notte da vivere intensamente. Dal 1922 l'originale panettone basso, con glassa fatta a mano alla nocciola Piemonte. Galup, sapore familiare. E ora se magna, c'è paella e paella, ma questa paella è molto speciale. Vai Claudione! In molti mi chiedete come faccio fare la paella. Mo ci mettiamo l'olio, ci buttiamo la cipolla e un po' di aglio. Appena la cipolla è imbiondita, ci mettiamo il pollo, ci mettiamo le bombette di salsiccia, mettiamo i frutti di mare, gamberi, cozze, vongole, ci mettiamo un bel chilo e mezzo di riso, lo bagniamo con abbondante vino bianco e lo ubriachiamo per bene. Iniziamo a colorare la nostra paella con il peperone rosso, e ci mettiamo pure il verde dei piselli. Viva l'Italia! Ora bagniamo con abbondante brodo di pesce, ci mettiamo il prezioso zafferano, guarda, mo ci mettiamo pure il prezzemolo tritato, la lucidiamo con dell'olio d'oliva e buon appetito, chi viene viene, chi non viene addios!
E la puntata numero 395 di TG Event Television finisce qua. Noi siamo sempre in onda su tgevents.it. Ringraziamo l'emittente che ci sta ospitando in questo momento e vi ricordo che noi ci rivediamo la prossima settimana. È il caso di dire ciao Maragnao. Wop!